Ciao a tutti, questa è stata una mattinata produttiva perché ho già registrato due video, questo è il terzo e sono felicissima di aver avuto un bel po' di tempo, appunto una mattinata solo per me, tutta per me e per voi, per registrare i video a cui ci tenevo tantissimo. Quindi questo è uno di quelli e si tratta delle recensioni libri, finalmente. Vi devo recensire due libri che ho terminato nel giro di, diciamo, sì. Quasi 2 mesi, dai. Quindi possiamo definirlo un libro al mese, in quel senso. Un mese e mezzo, dai, diciamo così. E vi leggo subito la trama del primo. Si tratta di Alaska, di Brenda Novak. Come sempre io questi libri li ho letti nel mio amatissimo Kindle. Sono 468 pagine ed è un libro recentissimo, quindi è uscito da pochissimo. Vi dico già che mi ha fatto impazzire, mi è piaciuto da matti. Vi leggo la trama. Stanno accadendo strane cose nel piccolo villaggio di Hilltop, remota località dell'Alaska, dove l'inverno è così gelido da ottenebrare le coscienze. Da quando, 3 mesi prima, è stata aperta Hanover House, una clinica psichiatrica di massima sicurezza che ospita con finalità scientifiche i più feroci serial killer d'America, nessuno dorme più sonni tranquilli e a nulla servono le rassicurazioni di Evelyn Talbot, la psichiatra trentenne e determinata che dirige l'istituto insieme al collega Fitzpatrick, soprattutto quando nella neve avviene un macabro ritrovamento, i resti di una donna orrendamente martoriata. Per il giovane sergente Amarok è la conferma di ciò che ha sempre temuto: portare un branco di efferati assassini a pochi metri dalle loro case e dalle loro famiglie è stata una decisione estremamente pericolosa. Ma la sua fermezza si scontra con il fascino fragile e misterioso di Evelyn, il cui passato nasconde il più nero e atroce degli incubi. E mentre una violenta tormenta di neve si abbatte sul paese rendendo impossibili i collegamenti e le comunicazioni, la psichiatra ha più di un motivo per pensare che quel primo omicidio sia un messaggio destinato proprio a lei e che l'ombra del passato la stia per raggiungere ancora una volta. Questo libro, come vi dicevo prima, mi è piaciuto tantissimo. È una storia inquietante, agghiacciante. L'ambientazione è proprio tra i ghiacci, quindi nell'Alaska, in questo posto, in questo paese, Hilltop, dove le temperature arrivano anche a meno 40 gradi, quindi 40 gradi sotto zero. Quindi mi è piaciuto tantissimo questo. Diciamo questa metafora, possiamo chiamarla così, del ghiaccio dell'ambientazione e del ghiaccio dell'anima dei serial killer. Quindi ho trovato appunto molto interessante questo fatto che ci ha voluto comunicare, ci ha voluto trasmettere la scrittrice Brenda Novak. Questo è l'esordio di questa scrittrice. Io spero tantissimo che ne scriva degli altri perché non so, descrive le cose con una certa passione, perché io ho sentito proprio mentre leggevo la passione con cui ha scritto questa autrice. È bravissima veramente a descrivere le emozioni, l'introspezione delle persone, perché c'è molto di introspettivo in questo libro. Quindi interrogarsi molto su che cosa si è provato in passato, su cosa si prova adesso. Ho trovato molto vera, 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 vera la descrizione dei personaggi, quindi ho rimarcato proprio il termine vero perché voi come lo leggete vi cattura subito l'attenzione e come lo leggete, vi sentite i brividi, vi giuro che da come è descritta la storia e certe parti del libro vi entra il freddo dentro. Fantastico, se volete un romanzo appunto che vi tenga incollati e che vi tenga in tensione, questo fa proprio al caso vostro. Non pensavo che fosse così bello e mi ha veramente sbalordito, sono rimasta senza parole. Poi un'altra cosa bella è che voi non capite chi è il colpevole fino proprio alle ultime pagine, quindi è un po' stile Camilla Läckberg perché
Anche con Camilla le storie arrivano, c'è il colpevole, voglio dire, si scopre solo arrivati al 20%, 10% rimanente del libro. Quindi voi fino alla fine del libro non capite assolutamente chi è il colpevole, quindi è bello anche per quello, perché ti tiene molto in tensione. Poi, tra la storia degli omicidi e tra la storia dei serial killer, insomma, le ambientazioni all'interno di questo carcere di massima sicurezza, questo carcere psichiatrico, troviamo che si sovrappone, si frappone appunto, una storia d'amore, però non vi posso dire quale, ovviamente, perché non devo spoilerare. Appunto la cosa accade nel libro, lo dovete leggere assolutamente. Poi un'altra cosa che è veramente inquietante e agghiacciante, che ti fa entrare ancora di più all'interno di questa storia, diciamo tra virgolette un po' macabra, è che all'inizio di ogni capitolo inizia proprio con le citazioni vere di serial killer veri. Quindi quello rende ancora di più tutta la storia un po' così sul filo del rasoio. Comunque è super consigliato questo romanzo. Adesso passiamo ad un altro genere, ad un altro romanzo che mi è stato consigliato da Veronica. Un bacio tesoro. A cui mando un grandissimo bacione, appunto, e che ringrazio tantissimo perché mi ha fatto conoscere finalmente il genere fantasy. Io non lo conoscevo, vi giuro che almeno di questo romanzo me ne sono innamorata. Quindi, questo si intitola Destinity di Clara De Meco. Destinity è una storia che vi terrà col fiato sospeso dall'inizio alla fine. Un avvicendarsi di eventi colpirà Connie, una ragazza di Chicago. Donna in carriera, affermata e sicura di sé. Crede di aver avuto tutto dalla vita, almeno fino a quando non trova una spilla nel parco. Con lei anche il suo protettore, Pirò. Un piccolo folletto che avrà il compito di proteggerla da Iside e da sua figlia Primide. Da quel momento in poi la vita di Connie verrà completamente stravolta e scoprirà che quello che aveva creduto essere impossibile diventerà possibile. Per lei niente sarà più lo stesso, comincerà a sognare, di trovarsi in un mondo incantato dove troverà ad attenderla fate, folletti e non solo. Conoscerà anche un bellissimo ragazzo al quale non saprà più resistere, ma lo vedrà solo nei suoi sogni. Infatti, lei scoprirà solo in seguito, attraverso un bacio, tutta la verità riguardante la spilla e il giovane misterioso, che altro non è che Cupido, l'angelo dell'amore. Ed è proprio attraverso la spilla che lei conoscerà la verità sulle sue reali origini. Quindi, come vi dicevo, questo è un genere fantasy. Io forse quando ero piccola avrò letto qualcosa di questo genere, sapete, qualcosa di fiabesco, però proprio un romanzo stile fantasy non avevo mai affrontato una lettura di questo tipo. Sono rimasta sorpresa e sbalordita. All'inizio ero un po' scettica, ho detto, ma proviamo a vedere com'è. Però già dalla trama qualcosa mi attirava, ecco, mi ha incuriosito tantissimo questa storia di questa spilla nel parco. Devo fare davvero i miei più sinceri complimenti a Clara De Meco, perché ha steso veramente un romanzo bellissimo. Capitolo dopo capitolo, pagine dopo pagine, ti cattura, ti tiene incollato e tu vuoi sapere come andrà a finire. È bellissimo, poi ti affezioni ai personaggi, perché anche qui trovi personaggi descritti in modo reale, in modo vero, anche se comunque c'è molta fantasia, perché lo dice la parola stessa al genere fantasy, però i personaggi sono veri, con vere emozioni, quindi mi è piaciuta molto la presentazione di questi personaggi uno dopo l'altro. Mi sono affezionata tantissimo. Infatti, quando l'ho terminato, ho detto: oh, che peccato. Poi sapete, quando a me piacciono i romanzi, quando magari ti restano dentro e quindi riesci anche a sognarli la notte. Mi è capitato tantissimo di sognare la storia che stavo leggendo. Quindi, questo vuol dire che mi è rimasto nel mio subconscio e che mi ha catturato talmente tanto l'attenzione. Quindi, è un misto tra fantasy, genere un po' thriller, perché succedono certe cose che ti lasciano un po' perplessa, che ti tengono in tensione, che non sai appunto cosa succederà poi in seguito, e poi un misto proprio tra storia d'amore, bellissima.
Lo dovete leggere, ve lo straconsiglio veramente. Comunque io spero tanto che anche Clara De Meco scriva un'altra storia simile a questa, oppure il continuo, sarebbe molto bello se lo facesse, perché io lo leggerei subito. Mi è piaciuto davvero tanto. Quindi ragazzi, queste sono state le mie due letture, di questo periodo. Spero tanto che vi siano piaciute e fatemelo sapere sempre, come sempre giù nei commentini. Io sono, sempre felice e curiosissima appunto di leggere i vostri commenti. Adesso vi mando un grandissimo bacione, un abbraccio e ci rivediamo al prossimo video. Ciao!